Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Elena Lucia, sono una studentessa, una laureanda in giurisprudenza e in questo video voglio parlare di come ho affrontato gli esami del primo anno. Questo perché alcuni di voi mi scrivono, sono un po' in ansia, ma comprensibilmente, insomma, è più che comprensibile, sono un po' in ansia per questo nuovo anno. Allora, io da quello che ho capito è che le matricole ritorneranno in presenza, me lo auguro perché andare all'università è un cambiamento non indifferente, il passaggio all'università è diverso dai superiori e quindi è importante che almeno per quanto riguarda i primi giorni voi possiate effettivamente scoprire quello che è l'MNT universitario. E quindi, siccome molti di voi mi hanno chiesto ma come gestire gli esami del primo anno, hai qualche consiglio da darmi? Io vi do il consiglio per quanto riguarda la mia facoltà, ossia giurisprudenza. Tenete presente poi che questi consigli secondo me possono essere applicati anche ad altre facoltà. Però io vengo da giurisprudenza, questo ho studiato, questo ho fatto e quindi di questo vi parlo. Ti ricordo che ogni sabato su questo canale esce un nuovo video a tema università, giurisprudenza, mondo del lavoro, consigli utili, anche dei temi giuridici. Adesso ho iniziato una nuova serie che si chiama Law Topic Series, in cui parlo di alcuni temi di diritto che però sono strettamente collegati anche un po' a quella che è la cultura, quindi per esempio pena di morte, eccetera, e quindi direi che possiamo iniziare. Giurisprudenza varia un po' dall'università a un'università, da università a un'università, da un'università a un'università, però prima la giurisprudenza vede come protagonisti diritto privato, costituzionale, filosofia del diritto, storia e diritto romano. Nel mio caso specifico, adesso io ho frequentato l'Università di Verona, ma il prossimo primo anno sarà diverso, quindi se sei dell'Univr, sorry, ma le materie sono un po' diverse, le hanno un po' sparpagliate, le hanno divise, eccetera. Allora, io nel primo semestre avevo costituzionale, ho dimenticato la fantastica economia politica, avevo costituzionale, economia politica e filosofia e io ricordo questo mio profondo malessere perché io volevo iniziare subito facendo privato, sapevo che privato era mezzo avvocato, volevo capire cosa significasse fare privato e quindi mi trovo a giurisprudenza ma a fare delle materie che il diritto lo toccavano diciamo così di lato, facevo solamente diritto costituzionale che però è diritto pubblico, non è il diritto privato e il diritto pubblico è un po' diverso dal diritto privato ovviamente. Ovviamente, io avevo voglia invece di capire le dinamiche tra privati, i contratti e la famiglia e la proprietà, queste cose qui. Per cui io mi sono trovata ad avere i primi tre mesi questo e poi i successivi tre mesi avevo da fare, avevo come materie privato, romano e storia. Avevo anche informatica giuridica ma era molto semplice, erano tre CFU. Allora, io come mi sono organizzata? Io ho cercato di capire come, innanzitutto, cosa voleva dire essere all'università, come erano gli esami, come, cosa bisognava fare. E c'erano anche dei prepelli, quindi ho fatto il prepello che c'era, ossia ce n'erano due, ne ho fatto uno solo perché dico mi preparo bene su una cosa alla volta, così riesco a fare tutto. E quindi avevo il prepello verso dicembre di diritto costituzionale, l'ho scritto e poi mi ero programmata, ok, e il resto lo faccio più avanti, nel senso che la mia sessione iniziava a gennaio fino ai primi di febbraio, avevo due appelli tra gennaio e febbraio, facevo quello che potevo e quindi l'idea era fare costituzionale a finirlo appena tornata alle vacanze di Natale, che avrei passato a studiare come una pazza e come sempre, non ricordo anni in cui non l'abbia studiato in vacanza, giù sempre, vabbè. E niente, e quindi sarei tornata per poi fare filosofia e poi economia. Economia la tenevo per a febbraio perché volevo un po' darmi più tempo. La verità è che io andavo molto meglio nelle materie scientifiche alle superiori. Io ho fatto il liceo classico europeo, magari vi parlerò di questo liceo in un'altra occasione, che era un liceo dove facevo di tutto. Facevo 40 ore settimanali, rientri tutti i giorni, tante materie. Il programma di matematica non era quello del classico, ma era più spostato verso lo scientifico, facevo più ore di matematica, quindi andavo meglio, pur non essendo uno scientifico comunque. Facevo delle materie in lingua, eccetera. E quindi io mi aspettavo con la mia politica di un... Cioè avevo fatto anche economia a scuola, perché facevo anche economia, pochissimo, ma facevo anche economia, e mi piaceva molto. Quello che però non mi trovavo molto bene era il libro. Io ho fatto una fatica incredibile su quel libro di testo, e con la mia politica la ricordo molto...
con piacere perché mi è piaciuta la materia, però ricordo che l'esame non era andato come volevo che andasse. Credo che sia uno dei pochi voti bassi che ho. Sia proprio quello in economia politica, nonostante mi sia piaciuto molto, forse perché non avevo compreso io ricordo di aver avuto un sacco di problemi col libro, però anche su questo poi io ho preferito accettare e andare avanti. Il mio voto basso è stato 23, quindi non mi ha rovinato la media, adesso la media è il 28, quindi non succede niente, però appunto ho preso un 23. In costituzionale avevo dato il prepello, poi ho fatto filosofia, vi racconterò la vicenda di filosofia in un altro video perché vabbè, filosofia ero, quindi alternavo, quindi cosa facevo? Alternavo un esame grosso più impegnativo con un esame più easy. Quando è arrivata la volta di privato romano e storia, cosa ho fatto? Ho dato romano, ho dato storia e per ultimo mi sono tenuta a privato. Ho fatto tutta l'estate su privato. La prima mia parte dell'estate l'ho fatta su romano, che è molto molto simile a privato, e quindi in questo sono stata molto agevolata. E, tra l'altro, il romano da me era molto difficile. Cioè proprio si scrivevano in 80 e lo scritto lo passano in 5, per farci capire. Quindi con una solida base di romano, poi io privato l'ho fatto anche più velocemente. E quindi la mia tattica è stata, e quello che poi ho portato avanti negli anni, alternare un esame difficile con uno facile, difficile con uno facile, difficile con uno facile, perché altrimenti il mio cervello dice non ce la faccio e perché poi non mi basta neanche il tempo. Quindi avevo dato a giugno, ricordo che alla fine avevo stato verso metà, fine giugno, romano, e immediatamente dopo avevo dato storia, e infine a settembre, l'ultimo appello di settembre, avevo dato privato, ultimo appello, quindi il 20 di settembre tipo ho dato privato. E è stato un po' impegnativo, un'estate un po' impegnativa, però insomma si è fatto tutto, io ho finito il primo anno senza avere nessun esame dietro. Questo è stato possibile perché la scuola superiore mi ha insegnato, ed è questo quello che devi insegnare la scuola superiore, magari potrei fare un video anche sulle superiori, vabbè, devi insegnare a dare un metodo. Se uno poi andrà all'università, quello che devi imparare è un metodo di studio e organizzarsi, programmarsi e basta. E la finisco qui perché altrimenti faccio la figura della psicopatica che organizza tutto. Però con un piano d'attacco si possono fare grandi, grandi cose, tipo prendersi una laurea in giurisprudenza. Ecco ragazzi, se il video vi è stato utile lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere cosa fate voi, e vi faccio un grande in bocca al lupo per questo inizio di nuovo anno, e speriamo insomma che possiate frequentarlo dall'inizio e alla fine. Un bocca al lupo e ciao ragazzi!